Prima festa regionale di energie per l'Italia Sassari, venerdì 8 e sabato 9 settembre al Parco Bunnari, un nuovo progetto politico che nell'isola vede Torre Piana in qualità di coordinatore per la Sardegna del Movimento di Stefano Parisi. Con Energie per l'Italia di Chiara Piana, i movimenti civici come Italia Attiva trovano un luogo che possono chiamare casa e un'occasione di valorizzazione. Sabato 9 alle 15 sarà presente il fondatore di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, che si confronterà con il senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cagliari, Emilio Floris. Coordinerà i lavori Torre Piana. Nel corso della tavola rotonda saranno affrontati temi di politica nazionale e regionale, compresi con particolare riferimento alle prossime elezioni dell'isola. Oggi, continua Torre Piana, c'è una grande confusione, mentre servirebbe un disegno politico forte per far tornare l'Italia un paese prospero. La distanza tra istituzioni e cittadini è drammatica. Energie per l'Italia si rende conto di questa frattura e considera che il 50% degli italiani non vota. Durante i 2 giorni di festa di energie saranno 3 le tavole rotonde alle quali si alterneranno le diverse forze politiche e i cittadini potranno interloquire tra loro. Sabato si chiuderà alle 15 con Stefano Parisi, venerdì alle 18 si incontreranno i coordinatori provinciali di tutti i partiti di Sassari. Sabato mattina alle 12 i consiglieri regionali di tutte le forze politiche si confronteranno su sanità, trasporti, agricoltura e turismo e risponderanno alle domande del pubblico. Durante la 2 giorni verranno allestiti gazebo, dove si raccoglieranno le adesioni del nuovo movimento di Stefano Parisi. Sarà una grande festa popolare con un momento di svago, con esposizioni di prodotti locali in cui ammirare i rapaci addestrati al volo, bere birra e sentire tanta musica.